Sì, grazie Presidente. Come già accennato dal collega, effettivamente il provvedimento è complesso, soprattutto dal punto di vista tecnico, però io voglio affrontare almeno tre punti che ritengo fondamentali di questo provvedimento. Uno, da dove nasce e cosa porta in seno. L'altro, la partecipazione, che è stato effettivamente un tema di discussione approfondita in Commissione. E il terzo, il ruolo della Giunta regionale nella chiusura del procedimento di VIA. Intanto, da dove nasce questo provvedimento? Sì, nasce da modifiche della normativa europea, ma soprattutto nasce dal recepimento nel decreto legislativo 104 del 2017, appunto, delle modifiche della normativa europea. Però quel decreto legislativo conteneva particolari passaggi critici, perché lo Stato, diciamo, ha ridotto con quel decreto la potestà da parte delle regioni, aumentando invece d'altra parte le competenze dello Stato, quindi introducendo anche una disparità fra quello che può fare una regione e quello che può fare lo Stato. Vi faccio solo un esempio: la regione prima aveva potestà sulle valutazioni di impatto ambientale per gli impianti termici di produzione di energia elettrica a vapore sopra i 150 megawatt, ora questa diventa statale, ma ancora di più lo stoccaggio dei gas combustibili in serbatoi sotterranei, e qui noi in Regione abbiamo diversi casi, non sono più competenza della Regione ma diventano competenza statale, come le attività di ricerca degli idrocarburi. Quindi capite che impianti che hanno un impatto importante non sono più, secondo quel decreto, competenza della Regione Emilia-Romagna. Il Governo doveva recepire solo alcune di quelle disposizioni europee in materia di VIA, invece appunto la norma è andata oltre e ha portato verso lo Stato competenze che prima erano demandate alla Regione secondo il principio di vicinanza al territorio e ai cittadini. Inoltre, diversi punti secondo noi hanno violato il rapporto Regioni e Stato, perché intervengono su materie di competenza regionale. Si accennava poco tempo fa alla VIS, quindi alla tutela della salute. La Regione dovrebbe tener conto nella redazione della VIA anche degli impatti sanitari, quindi la VIS è uno strumento che aiuta a tener conto degli impatti sanitari. Come Regione non possiamo assumere questa scelta, nonostante esistano anche già dei documenti ISPRA-Regioni che già propongono un metodo, non possiamo assumerlo proprio perché nel decreto è scritto che è lo Stato che deve far uscire i decreti attuativi. Quindi ancora la Regione non può usare quegli strumenti. Tanto che alla fine la Lombardia ha fatto ricorso, invece la nostra Regione su questo non ha detto bau. Anzi, diciamo allegramente, o comunque senza opporre grandi resistenze, recepisce tutto quello che dice il decreto. Per quanto riguarda la partecipazione e la trasparenza, ecco, secondo noi questa sicuramente è un'occasione persa per tutta la comunità regionale. Sappiamo che la valutazione di impatto ambientale va ad agire su degli impianti, su delle installazioni che spesso incontrano la preoccupazione, la tensione, lo sfavore dei cittadini che abitano certi territori, perché appunto ci sono degli impatti ambientali. Questi impatti ambientali vanno discussi e vanno decisi. Come si aiuta la partecipazione e come si supera il conflitto? Beh, ci sono vari step da affrontare. Prima di tutto informare, quindi fornire informazioni auspicabilmente bilanciate e imparziali. Su questo non sempre la procedura di VIA o comunque tutti gli strumenti utilizzati hanno prodotto reale e automatica informazione dei cittadini o capillare informazione. L'altro aspetto è consultare, quindi avere commenti e opinioni in merito alla questione. Quindi oltre a tenere informati i cittadini, li ascoltiamo, li consultiamo. E il terzo è coinvolgerlo. Le opinioni che sentiamo nella consultazione devono essere prese in seria considerazione. E alla fine il passo più alto probabilmente è la codecisione, cioè i partecipanti, quindi i cittadini o i comitati
assieme al proponente all'interno di un processo che coinvolge anche la conferenza dei servizi, sono ascoltati, quindi quello che dicono entra a far parte della decisione e quindi sono a livello di tutti gli altri partner. Ecco, invece noi nella discussione di questa legge siamo ancora a discutere, e su questo comunque apprezzo l'apertura e l'ascolto che c'è stato da parte del relatore, sull'informare e sul consultare, perché ad esempio noi abbiamo proposto, qualcosa è stato accettato, sul fatto che sull'informazione vadano utilizzati nuovi canali e nuovi strumenti, e su questo abbiamo presentato un ordine del giorno, perché automaticamente tutte le volte che vengono caricati dei documenti o vengono caricate delle richieste si è data possibilità a chi vuole essere informato di ricevere in automatico tramite social o tramite strumenti quali sono gli RSS l'informazione che c'è un nuovo atto o una nuova o un nuovo documento. Sul consultare e sul coinvolgere invece siamo rimasti molto indietro, anche qui c'è stata un'apertura di discussione e su questo ad esempio l'inchiesta pubblica rimane uno strumento che ancora è accennato ma non sviluppato, perché l'inchiesta pubblica potrebbe essere quello strumento che permette di informare, ascoltare, coinvolgere e codecidere. L'inchiesta pubblica però va costruita. Su questo siamo semplicemente giunti a dire che la Giunta preparerà, spero sia accolto il nostro documento, entro 6 mesi un regolamento, però sicuramente su questo grossi passi avanti vanno fatti, tanto che noi comunque presentiamo anche un ordine del giorno in cui diamo almeno gli elementi essenziali che secondo noi devono essere contenuti. Quindi, diciamo, la società regionale si aspetta da questa legge anche un coinvolgimento maggiore che secondo noi, così come è impostata la legge, ancora non c'è e non si vede. E invece la nostra società e la politica ha bisogno di riportare i cittadini al centro delle scelte collettive, perché le modalità tradizionali di coinvolgimento sono insufficienti, sono inadeguate. Invece fino ad oggi e anche con questa legge rischiamo sempre di avere un approccio inverso, quindi invece che dall'informare, al consultare, al coinvolgere, al codecidere, si parte da una decisione che essenzialmente è già assunta e si fa arrivare ai cittadini, e queste decisioni sono sempre basate su decisioni tecniche, su indicazioni degli esperti, senza dare atto ai cittadini che invece queste scelte devono coinvolgere e avere una redistribuzione dei costi e dei benefici delle scelte che si vanno ad attuare. Perché è vero che anche nella premessa della legge si parla costi e benefici, ma spesso i cittadini vengono tenuti lontani da questa redistribuzione di costi e benefici, piuttosto rimangono soli con le preoccupazioni riguardo ai costi ambientali di quello che si trovano di fronte. E queste disquisizioni tecniche che sono spesso contenute all'interno di procedimenti di VIA non sono né tecniche né neutrali, cioè questi aspetti tecnici vanno spiegati e condivisi con chi ha delle preoccupazioni rispetto al proprio territorio. Spesso mi è capitato di sentire su altri argomenti, che sono argomenti di natura sanitaria, qualcuno che dice la scienza non è democratica. È vero, la scienza ha dei dati oggettivi e ha degli studi, ma la tecnica e la scienza che vengono discussi all'interno dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale devono avere una ricaduta democratica, perché devono permettere ai cittadini di comprendere cosa sta succedendo sul loro territorio e di poter far sentire le proprie preoccupazioni e di poter partecipare in qualche modo, quindi attraverso l'inchiesta pubblica, a una codecisione. Questo invece rischia, con la legge così come è costruita, ma che discende anche comunque da un impatto nazionale, rischia che non sia attuato. Infine, sempre su questo, abbiamo proposto due emendamenti che però riguardano più
l'aspetto della decisione finale riguardo alla valutazione di impatto ambientale e riguardo un'impostazione in particolare agli articoli 19 e 20 che non condividiamo. Cioè, negli articoli 19 e 20 si dà un'impostazione essenzialmente notarile della giunta regionale rispetto alla conferenza dei servizi. Cioè, date per scontato che il concetto di VIA sarebbe una procedura esclusivamente di natura tecnica e non politica. La conferenza dei servizi procede e alla fine la giunta regionale prende atto di quello che hanno discusso i tecnici. Secondo noi le cose non stanno assolutamente così, perché la decisione finale deve essere una decisione mista tecnico-amministrativa e politica, e anche in giurisprudenza diverse pronunce del Consiglio di Stato specificano che l'amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti. Quindi non può essere una mera presa d'atto di quello che è stato discusso in conferenza dei servizi. La valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica. Quindi la giunta regionale, quando decide rispetto alla conferenza dei servizi, non deve meramente, come dicono gli articoli, prendere atto di quello che ha elaborato la conferenza dei servizi, ma deve decidere. Questo anche ai sensi dell'articolo 25,3, in cui si dice l'autorità competente, cioè la Regione, decide, quindi non prende meramente atto. Quindi la nostra proposta degli articoli 19 e 20 vanno proprio in questo senso, dando nuovamente alla Giunta la propria potestà di e funzione di un vero e proprio indirizzo politico, perché altrimenti rischiamo che queste decisioni prese in questo modo, appunto, come dicevo, tengano lontani i cittadini e sollevino in qualche modo dall'onere della decisione la giunta regionale. Infine ho già presentato due ordini del giorno, anche l'ordine del giorno numero 3, in cui chiediamo, sempre per avvicinare di più i cittadini o chi voglia approfondire il tema della legislazione riguardo alla valutazione di impatto ambientale, il fatto che questa la proposta di legge che oggi andiamo ad approvare è stata redatta, questa per specifica scelta anche ribadita dal relatore in commissione, tenendo impliciti tutti i riferimenti al 152. Cioè, se facciamo un esempio, allora, quando facciamo la definizione dell'articolo 2, ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 5,1, lettere B, C, D, G, D, B, I, E, M, N, ter, eccetera, eccetera, in cui si fa riferimento all'articolo 252. Quindi chi si va a leggere la nostra legge regionale si trova di fronte a una serie importante e infinita di rimandi al 152 senza avere un'immediatezza di che cosa vuol dire, di cosa implica questa legge. È sicuramente una scelta tecnica legislativa sulla quale si possono avere opinioni diverse. Quello che chiediamo noi nel nostro ordine del giorno è che tutti questi riferimenti impliciti, almeno sul sito della via regionale dove vengono raccolte tutte le normative, siano riportati in maniera esplicita. Cioè, ci esista, diciamo, una versione della legge regionale ad uso semplicemente informativo che contenga esplicitamente i riferimenti che invece qui sono riportati in maniera esplicita, di modo che un cittadino, un'associazione o anche un tecnico voglia leggersi tranquillamente questa legge, la possa leggere velocemente, semplicemente, avendo portato di mano tutti i riferimenti, non dovendo andare a sfogliare decine di articoli, subcommi e commi. Grazie.